È da un sacco che non registro un video e sinceramente parlando sono emozionato, non solo perché, appunto, è da tanto che non lo faccio, ma anche perché oggi vi porto la recensione di un prodotto mandatomi da Be Quiet, e cioè il Be Quiet Pure Rock LP, un dissipatore piccolo piccolo in grado di entrare nei sistemi di piccole dimensioni che potrebbe in effetti sorprendervi per le prestazioni. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e mi trovo nello studio nuovo. Ho rimodernato un pochettino il mio set, vedrete nuovi video, nuove inquadrature, nuove idee e sono estremamente fomentato al riguardo. Però bando alle ciance, quando Be Quiet mi propose la recensione del Pure Rock LP, io fui molto contento perché io adoro i sistemi di grandi dimensioni, adoro i case full tower, però in effetti mi scimmia molto l'idea di avere un sistema piccolino magari come secondo PC da streaming oppure come PC multimediale da tenere in salotto perché è comodo fondamentalmente, e avere un dissipatore in grado di tenere a bada un processore al giorno d'oggi e che entri effettivamente in sistemi di piccole dimensioni è qualcosa di molto conveniente. Ora starete sicuramente guardando un pochettino la scheda tecnica del prodotto e devo essere sincero, non c'è nulla di estremamente straordinario, è qualcosa di abbastanza normale per un prodotto con questo form factor. C'è da dire che io al tempo provai un altro dissipatore delle stesse dimensioni, un Noctua, e sappiamo benissimo che Noctua è rinomata per le prestazioni pure e soprattutto per la silenziosità, ma questo dissipatore mi è piaciuto decisamente di più. L'unboxing è molto standard fondamentalmente, essendo un dissipatore che pesa più o meno sui 300 grammi, non c'è molto imballaggio, c'è il kit di montaggio sia per i socket AMD sia per i socket Intel, c'è della pasta termica preapplicata, quindi se non avete un tubetto a portata di mano potete tranquillamente utilizzare quella. Sinceramente parlando, il sistema di montaggio mi è sembrato intelligente e allo stesso tempo molto facile da mettere in atto. Apro e chiudo parentesi, fate molta attenzione al manuale di istruzioni che c'è all'interno della confezione, perché ci sono viti di vario tipo che devono essere utilizzate per montare le alette sia all'heat spreader del dissipatore sia per montare poi le alette al sistema di montaggio del vostro socket. Nel mio caso io ho utilizzato questo dissipatore su un processore a 8 core 16 thread, un Ryzen 7 5700G che ha un TDP di 65 watt, e il Pure Rock LP, dato che ha un TDP dichiarato di 100 watt, dovrebbe riuscire tranquillamente a tenerlo a bada. Così è stato, lo vedremo poi nel test. Faccio un piccolo excursus perché è importante per voi capire questa cosa. Se vi ricordate la prima volta che io assemblai due PC in un case, il secondo PC, quello da streaming, era un PC Mini TX e come dissipatore appunto avevo il Noctua, che era montato su un Ryzen 5 3400G, quindi 4 core 8 thread. Questa volta il test è stato condotto su un 5700G, che è il processore con grafica integrata Vega 8 ancora migliore in circolazione secondo me ai giorni nostri, quindi ha il doppio della potenza grezza, e sono rimasto in effetti abbastanza stupito dalle prestazioni di questo dissipatore. Ho testato il tutto nella peggiore casistica possibile, come giusto che sia, perché se testiamo i prodotti nel caso migliore in cui si possano trovare, secondo me il risultato finale potrebbe essere sfalsato da questo favoritismo, diciamo. Ho semplicemente preso il dissipatore, l'ho montato sul 5700G, non ho fatto alcun undervolting, non ho studiato il flusso d'aria del case, oltretutto non è un case studiato per questo tipo di dissipatori, perché era il mio vecchio Fantex Ento 719, un case mostruosamente grande che ho utilizzato per assemblare il PC di mio padre, e ho detto: "Uè, dammi qua, mi serve un attimo il computer, devo fare cose". La sua raccomandazione è stata: "Mi raccomando, non far esplodere nulla". E devo essere sincero, quando mio padre mi raccomanda di non fare qualcosa, succede proprio quella cosa. Ma per fortuna siete nelle mani giuste del vostro G, questa volta non è esploso nulla. Qui state vedendo le temperature in idle in una stanza la cui temperatura non era climatizzata. Stiamo parlando di una temperatura ambiente di 35 gradi centigradi, che è praticamente caldissimo, e oltre all'idle sentirete a breve una prova audio del dissipatore.
E come ogni prodotto di un'azienda il cui nome è Fa Silenzio, o come piace dire a noi del sud, Stat Quieto, il dissipatore praticamente è inudibile in Idol. Ma mi ha sorpreso soprattutto per quanto riguarda il test sintetico che ho condotto. Ho aperto Cinebench R23, non Cinebench R24, sul quale ci sarà un video dedicato a breve, e ho fatto una run. Ovviamente le temperature sono schizzate perché un processore 8 core, 16 thread, senza alcun undervolting, ovviamente riesce ad erogare un bel po' di calore. E qui avete anche una prova audio del dissipatore con la sua ventola ad 82 mm al massimo degli RPM. Sinceramente parlando, io sono rimasto sorpreso perché ho testato questo prodotto, come ho detto, nella casistica peggiore in cui potete buttarlo, una stanza estremamente calda, nemmeno un po' di flusso d'aria ad aiutare la piccola ventolina e un case appunto non ottimizzato per il flusso d'aria. E cosa più importante, l'ho testato con un test sintetico, cosa che normalmente il vostro PC non fa. Per farvi capire, se io adesso mi mettessi a renderizzare un video, mi mettessi a giocare a qualcosa di leggero con quel PC, con quel processore, con quella configurazione, le temperature sarebbero molto, ma molto più basse di quelle che avete visto al massimo carico su Cinebench R23. Al momento il PureRock LP su Amazon si trova alla cifra di 48 euro circa. E fondamentalmente per questo prezzo non è un prodotto che mi sento di sconsigliare. Attenzione però, questo prodotto, essendo di nicchia, deve essere utilizzato in situazioni estremamente particolari. Come ho detto, avete magari un case Mini TX, volete montare un PC Mini TX, questo dissipatore può fare al caso vostro, perché il prezzo non è così proibitivo, le performance ci sono supportati vari socket, e se avete un PC multimediale da utilizzare nel salotto, il 5700G è un processore decisamente overlivellato per quel compito. Molto meglio un 5600G che con due core mancanti e 4 thread in meno ha sicuramente delle temperature più basse e avete più o meno l'80% di performance che vi dà il 5700G. Stessa cosa funziona per quanto riguarda il socket Intel. Se avete un i3 di qualsivoglia generazione e vi serve soltanto per, non lo so, i documenti, per guardare i servizi di streaming al giorno d'oggi, questo dissipatore potrebbe essere la soluzione ottimale per andare a cestinare definitivamente il vostro dissipatore stock. Sì, avete presente tipo questi qua, questo è uno vecchio, è un dissipatore stock di Intel, ma credo che i giorni degni di esistenza di questi esseri mi siano decisamente finiti. Cosa dire di più? Il prodotto mi è piaciuto, il design è estremamente squadrato, ma perché appunto gli ingegneri di Be Quiet hanno cercato di non sprecare superficie dissipante con ventole troppo piccole, e quindi la ventola è delle stesse dimensioni dell'heat spreader, così da essere efficiente al massimo. Gli heat pipe sono posizionati bene, la piattina in rame riesce tranquillamente a spostare il calore dall'IHS del vostro processore all'heat spreader, che poi viene raffreddato dalla ventola, per cui è un prodotto approvato secondo me. In descrizione trovate un link affiliato Amazon se volete acquistare il dissipatore e supportare il canale allo stesso tempo. Vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, attivare le notifiche, commentate il video. Se volete darmi una mano senza spendere un euro, perché attenzione, l'engagement di YouTube è qualcosa di molto molto importante. Nulla, fondamentalmente il vostro G è tornato sul tubo, preparatevi perché riprenderanno anche gli streaming. Questa sera sicuramente sarò in live su Twitch perché esce un nuovo gioco, Lies of P, che è un Souls-like, e sapete che io sono molto innamorato dei Souls e dei Souls-like in generale, per cui nulla, ci vediamo un prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G, e con una chicca, probabilmente riesco a farvi giocare a qualche migliaio di giochi spendendo anche meno di una console. Detto ciò, ci vediamo un prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli. Ciao.